presidente della regione Nichi Vendola annuncia 1600 assunzioni per gli ospedali pugliesi. Finisce così la fase di stallo della sanità regionale. Un poliziotto si spara alla testa di fronte alla caserma dei carabinieri di Trigiano, forse problemi economici dietro il suicidio. Riscoprite i valori del passato, l'invito del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano ai giovani giornalisti praticanti. E nel giorno di San Patrizio la band irlandese degli Sweet Little Eyes fa tappa a Bari con un mix di blues, pop e sound anni 70. Buon pomeriggio da Mediaterraneo News. Buon pomeriggio. Una buona notizia finalmente a dispetto della crisi. Dopo uno stallo di molti anni si sblocca il turnover del settore sanitario pugliese. 1600 le assunzioni previste entro l'estate. Lo ha annunciato il presidente della regione, Nichi Vendola. Il servizio di Maria Teresa Totaro. Nuove assunzioni negli ospedali pugliesi. Entro l'estate 1600 tra medici e infermieri andranno a rinforzare l'organico. Queste 1600 assunzioni serviranno a far ripartire il sistema sanitario regionale dopo una fase difficilissima. Abbiamo risparmiato 42 milioni di euro, più di quanto ci chiedeva il governo. Oggi possiamo far fronte alle esigenze dei cittadini, ha spiegato l'assessore alla sanità Elena Gentile. Al centro del risanamento gli ospedali di Taranto, Foggia e lo stesso policlinico di Bari a seconda del fabbisogno della popolazione. Secondo il governatore pugliese Vendola però, con queste assunzioni termina quella fase di stallo della sanità regionale. L'epoca della tolleranza è finita. Abbiamo i macchinari, abbiamo il personale, da oggi ognuno si assume le proprie responsabilità. Un vero e proprio cambio di rotta, secondo il presidente della regione, rispetto al piano di riordino voluto dal governo Tremonti che ha provocato il collasso della sanità pugliese. Caso Bridgestone, la zona industriale rischia il collasso, secondo il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Domani il primo cittadino parteciperà ad un incontro a Roma con il ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, e i dirigenti dell'azienda per individuare una soluzione alla chiusura dello stabilimento pugliese. Chiusura definita un suicidio da Emiliano, che ha aggiunto: se la Bridgestone dovesse decidere di delocalizzare, si creerebbe una situazione gravissima. Un poliziotto del commissariato di Bari San Nicola si è sparato un colpo in testa davanti alla caserma dei carabinieri di Trigiano. L'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Venere di Carbonara, dove è morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, aveva gravi problemi economici. Un pullman con 44 studenti universitari partito da Foggia è andato in fiamme mentre percorreva l'autostrada A14 in prossimità di Chieti. Fortunatamente gli studenti sono illesi, solo l'autista, nel tentativo di salvare i bagagli, è rimasto leggermente intossicato. Le fiamme sono divampate nel vano motore e hanno poi avvolto l'intero veicolo. Il carcere di Bari diventa laboratorio, fornendo la possibilità agli studenti del Master in Psicologia Giuridica di svolgere uno stage alternativo. Ce ne parla Dario Sette. Formare psicologi per il recupero dei detenuti è l'obiettivo che si sono posti l'Università Aldo Moro e il Penitenziario di Bari. È stato stretto un accordo tra i due enti che coinvolgerà gli allievi del Master in Psicologia Giuridica, disciplina il cui scopo va dalla descrizione dei profili psichici degli imputati all'audizione di minori. Gli studenti avranno la possibilità di svolgere il tirocinio nel carcere, affiancando uno specialista. Lo hanno annunciato il direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Rosalinda Cassilba, e il direttore pro tempore del penitenziario, Valentina Meoevoli. Un modo per aprirsi all'esterno e dare visibilità al carcere, di cui si parla sempre in maniera negativa, secondo il direttore, che aggiunge: abbiamo questo scambio con l'università di professionalità e c'è un arricchimento sicuramente reciproco. Loro faranno il tirocinio da noi, noi acquisiremo le loro competenze, tra virgolette, perché ovviamente trattamento del detenuto l'aspetto psicologico è di fondamentale importanza per poi definire quello che è il trattamento del detenuto definitivo. Un aspetto importante considerata la situazione attuale, in cui le carceri sono sovraffollate. Un problema presente anche nel penitenziario di Bari e che, secondo Meoevoli, è la politica a dover affrontare. E all'Università di Bari il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, ha presentato il suo ultimo libro, Promemoria Italiano, Michele Cotugno De Palma. Ripartire dal lavoro e dalla cultura, riscoprendo i grandi personaggi che hanno trasformato l'Italia, ma oggi dimenticati. È il pensiero di Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, intervenuto a Bari in un incontro tra il Master in Giornalismo e dall'Università. Passando dai più famosi politici come De Gasperi ai meno noti economisti come Menichella, il giornalista ha ripercorso lo spirito che ha animato il dopoguerra nel suo libro Promemoria Italiano. Tutti questi uomini, potremmo dire che ognuno fece il suo, tutti insieme rifecero l'Italia e poterono rifare l'Italia perché nelle famiglie degli italiani in quel momento
c'era una grande voglia di riscatto. Napoletano ha poi illustrato le ultime novità multimedia del Sole 24 Ore. Il quotidiano accompagnerà il lettore durante tutta la giornata attraverso il sito internet e l'applicazione per smartphone e tablet. L'ex direttore del Messaggero ha avuto anche un pensiero per i giovani giornalisti. Il primo consiglio è di chiedersi almeno 100 volte se vuol fare davvero il giornalista. Se per 100 volte risponde di sì, allora il problema è serio e quindi va affrontato. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, Rato Petrocelli, lettore della Università di Bari, Paola La Forgia, presidente dei giornalisti di Puglia, e Giuseppe De Tomaso, direttore del Sette del Mezzogiorno. Schiavitù e arte, tradizione e donna. A Bari una celebrazione del femminismo, il pensiero della filosofa Carla Lonza nell'arte, il servizio di Mara Zecca. L'esistenza del femminile nel mondo, il rifiuto per una società che considera la donna sottomessa al modello maschile, la libera espressione di sé. Sono le teorie della femminista Carla Lonzi, fonte di ispirazione per il lavoro L'impero libero degli schiavi, dell'artista Silvia Giambrone. Un incontro tra arte e femminismo proposto dal Festival dei Saperi e delle Pratiche delle Donne, che si è svolto nella Galleria d'Arte Contemporanea Doppelganger, nel Borgo Antico di Bari. L'artista denuncia l'imposizione della concezione maschilista sulla donna, che la costringe nel doppio ruolo di seduttrice e brava moglie. Le sue opere sono il riassunto dei lati negativi nascosti nelle pratiche femminili, il ricamo come simbolo di una tradizione patriarcale imposta. Nelle sue foto, il pizzo copre il volto delle donne e le sue sculture in gesso sono la fedele riproduzione di centrini che sembrano richiamare i fossili di un pensiero antico da superare. Al Politecnico di Bari invece si sono ripercorse le tre strade della fotografia. E questo è il titolo del libro di Luca Panaro. Ce ne parla Domenico Grimaldi. Cento pagine di immagini per mostrare le strade della fotografia. Luca Panaro, docente di critica fotografica all'Accademia delle Belle Arti di Brera, ha illustrato i percorsi studiati nel suo libro Le tre strade della fotografia. Tre mondi completamente diversi fra loro. Fotografie di archivio, ovvero l'arte attraverso l'uso di immagini già fatte e rielaborate. Della realtà, cioè la spettacolarizzazione del quotidiano e la vita come reality. E infine le fotografie della finzione, mondi fittizi grazie a set costruiti ad hoc dai fotografi. Tante le immagini proiettate, da quelle di autori più famosi come Andy Warhol o Nan Goldin, ai meno conosciuti come Luigi Ghirri e Franco Vaccaro. Nella sala conferenze del Politecnico di Bari, al fianco di Panaro, anche il direttore Nino Di Guardo e la giornalista Donatella Lopez, eccezionalmente dall'altra parte della barricata, che però non ha rinunciato a domande pungenti. Un saggio che indaga quelle strade della fotografia che si fanno principali interpreti del nostro tempo. Panaro non ha dubbi, la via migliore è quella della finzione, perché oggi offre ancora sviluppi interessanti. Una serata al ritmo di musica irlandese con gli Sweet Little Eyes che si sono esibiti nel capoluogo pugliese. Angela Lomoro. Nel giorno in cui in Irlanda si festeggia il patrono San Patrizio, gli Sweet Little Eyes arrivano alla taverna del Maltese di Bari. Il gruppo irlandese si è esibito cantando e suonando alcuni dei brani più noti. La cantante Rosie Natcheston, il chitarrista Alan Cook e il percussionista Kevin Lowery vengono da Bandoran, una cittadina sulla costa atlantica irlandese, e sono una band acustica che fonde blues, pop e sound degli anni 70, toccando a volte il reggae. Dopo il tour negli Stati Uniti, in Australia, in Europa e in Asia, è il turno dell'Italia. Il trio, partito alla ricerca di nuove collaborazioni musicali, ha trovato terra fertile in Puglia grazie alla Lobello Records Europe Network, una piccola rete di musicisti indipendenti salentini che in tutto il mondo cerca di promuovere collaborazioni tra gli artisti. La rivista irlandese Hot Press ha definito gli Sweet Little Eyes un raggio di sole capace di riscaldare tutto ciò che tocca. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.